serie di Win. Tutti i colori della passione. La Calabria come crocevia dei playoff, ci gioca oggi il Novara, ospite del Crotone per la 39esima giornata di Serie B Win, ci giocherà nel posticipo domenicale il Varese contro la Regina. I piemontesi di Mister Tesser devono vincere se vogliono continuare a rimanere terzi, sperando così di staccare proprio i Lombardi e giocarsi la Serie A con il vantaggio di poter pareggiare tutte le sfide promozione. Ma contro i ragazzi di Menichini non sarà facile, all'andata finita 3-0 per il Novara, ma adesso al Crotone mancano 3 punti per entrare in zona playoff e oggi venderanno cara la pelle. Al 18esimo è il Crotone con De Giorgio per Mazzotta. Mazzotta il cross in mezzo, Djuric anticipa Uicani ma non riesce a centrare la porta, palla sul fondo. Al 22esimo punizione per il Novara, Gonzalez sulla palla e vola Belez, palla sopra la traversa, bell'intervento ben piazzato del portiere sloveno. Al 25esimo De Giorgio, uno contro uno De Giorgio, le sue finte, chiude poi anche Porcari, palla che arriva sul fondo. Porcari che ha dato una mano alla difesa. Al 27esimo Marianini per Gonzalez, palla per Motta, Motta vince un impallo, una finta Motta e poi chiude Crescenzi, palla in corner, un gol evitato da Crescenzi in maniera anche un po' fortunosa. E al 28esimo il corner di Rigoni, Centurioni a rete, Novara in vantaggio, l'anticipo di Centurioni su Djuric. Ecco qui il colpo di testa di Centurioni, vincente, festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno che sarà proprio domani. E al 33esimo il cross di Gonzalez per Rigoni di testa, palla fuori, palla sul fondo. Al 36esimo vediamo Djuric che di testa anticipa ancora Uicani, palla però che non arriva in porta. E al 37esimo vediamo Crescenzi, un errore, Gonzalez traversa e Bertani, 2-0 per il Novara ed è così la conclusione di Gonzalez che finisce sulla traversa e poi Bertani raggiunge proprio Gonzalez a quota 14 gol. E 3 minuti dopo il gol vediamo il cross di De Giorgio, il tocco di mano di Morganella e qui sarebbe rigore che però non è stato concesso dall'arbitro Stefanini. Nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo il tecnico del Crotone Menichini è andato a protestare con Nicola Stefanini di Prato, l'arbitro, e poi probabilmente nel tunnel Menichini è stato espulso, infatti ricomincia la partita e lui è in tribuna. E al 50esimo vediamo Motta per Gonzalez, Gonzalez Dubertu con Belez, 3-0, Gonzalez sale a quota 15 gol, stacca ancora Bertani e chiude virtualmente la partita, Novara 3 Crotone 0. Vediamo ancora la conclusione di Gonzalez. E al 70esimo il cross di De Giorgio, la sponda per Calillo, non ci arriva poi palla che arriva a Gagliardo, ci prova, palla sul fondo, controllava Uicani. Punizione per il Crotone, il cross di De Giorgio, la palla poi rimane lì e libera la difesa del Novara. Quadrato l'allenatore Tessera del Novara e all'87esimo vediamo Gonzalez, se ne va sulla destra, Gonzalez entra in area, appoggio per Rigoni. Bravo Belez, blocca la sfera, vediamo ancora il suggerimento di Gonzalez, chiude bene Belez, riprende con forza la corsa del Novara verso la Serie A team, i piemontesi infatti non vincevano da 4 giornate ma oggi hanno spazzato via il Crotone 3-0, sabato prossimo il Novara aspetta in casa il Frosinone.